Giorgio Getto di Arengo, col quale di anno in anno, già da diversi anni, ci incontriamo a Calvary per la cerimonia rievocativa, di commemorazione, di riflessione sull'evento drammatico locale nella storia della Shoah, che è stato l'arresto, la deportazione di un gruppo di una trentina di ebrei di tutte le età dalla Liguria, da Chiavari, che appunto viene ricordato sempre all'inizio di gennaio di ogni anno, in corrispondenza del 21 gennaio, che era appunto la data in cui da Calvary sono stati avviati verso Milano per concludere poi il loro tragico viaggio ad Auschwitz. Ed è quella di Calvary appunto un momento molto, molto sentito in questo tema del ricordo della Shoah nella provincia di Genova. A Calvary è un luogo in cui veramente si ha la percezione di come la memoria possa coinvolgere tutti i settori sia della popolazione, sia le istituzioni, le scuole, gli insegnanti, bambini e ragazzi di diversi livelli di scuola. E come è proprio attraverso questa rievocazione locale che si possa far rivivere questa dimensione tragica della Shoah. Allora, talvolta ci si chiede quale significato, quale sia l'importanza, l'urgenza di mantenere la memoria della Shoah. A volte qualcuno chiede: ma non ci sono forse oggi altre tragedie che si impongono alla nostra attenzione? Ed ecco che eventi proprio come quelli di questi giorni, in cui si prospetta la possibilità di una manifestazione promossa da organizzazioni i cui valori sono totalmente in contrasto con tutto ciò che significa la memoria della Shoah, ecco che ci rendiamo conto come il ricordo, la riaffermazione dell'importanza di questa memoria non sia affatto un dato scontato. E così come a volte ricorre l'interrogativo su quali siano effettivamente i valori importanti della società contemporanea. A volte si dice: viviamo in una società smarrita, che non sa più orientarsi, come disorientata rispetto al futuro. Allora, noi questo ricordiamo quando bastava avere un cognome particolare, bastava essere identificati come ebrei, forse non avevamo neanche mai visto un libro ebraico, non si era partecipato ad alcuna cerimonia ebraica, ma la semplice appartenenza ad una famiglia di origine ebraica poteva segnare la sua sorte e finire ad Auschwitz. Ecco, questo era il mondo che era in quel tempo. Allora, quando noi oggi forse ci chiediamo qual è il significato, quali sono i valori dell'oggi, ecco, i valori dell'oggi sono continuare ad impegnarsi perché quel mondo non abbia più a ripresentarsi. E finché, nel momento stesso in cui noi ci chiediamo quali sono i valori dell'oggi, significa che la memoria in realtà non si è attuata. Tutte le problematiche che caratterizzano oggi il nostro mondo, e quindi le ingiustizie, le sofferenze, le violenze, ma anche l'ipocrisia, l'immoralità, l'incapacità di tanti di dare un senso positivo al vivere sociale, significa che la memoria spesso viene ricordata, ma non è entrata realmente a far parte delle nostre coscienze. Allora, ripercorrere la storia anche in maniera assolutamente documentata, precisa, metodica, come appunto
si è prefisso e come svolge da diversi anni l'amico Getto Viarengo, ecco che diventa un compito assolutamente fondamentale, impellente, mantenere l'attenzione su questi temi perché diventino effettivamente parte del nostro vivere quotidiano. Le scelte di vita, le scelte di comportamento, le scelte di relazione, in che modo ci impegniamo nella società, devono essere il riflesso di questa memoria. Finché questo non avverrà nel senso più ampio, purtroppo significherà che il senso più profondo della memoria della Shoah non sarà ancora stato percepito. Grazie. Io vorrei proprio partire da questo ragionamento che è, secondo me, fondamentale per riuscire a comprendere del perché bisogna studiare e ricercare in continuazione di fronte ai materiali che la storia ci rende disponibili, per riuscire a raccontare nella maniera più precisa possibile cosa è successo in quei giorni, cosa è successo in quegli anni. Il materiale storico non siamo ancora riusciti a studiarlo tutto, anzi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di ogni volta che troviamo una pagina nuova, un evento nuovo, trovare subito un pubblico per poterlo narrare, raccontare. Perché? Perché le parole del rabbino Momigliano hanno messo una luce in primo piano. Partiamo dal farci una domanda: qual è lo stato di salute della memoria? È possibile misurare la qualità della vita della memoria? È assolutamente indispensabile farlo. È indispensabile farlo perché, guardate, vi posso dire delle cose dettagliate. Oggi stiamo parlando tanto della qualità di internet, no? Della circolazione delle idee nel campo telematico, nel campo del viaggiare, in questo mondo immenso, no? E verifichiamo che uno straordinario strumento di trasmissione dei dati, la qualità delle informazioni che girano, oggi si usa una parola, le bufale che girano su internet, no? Ecco, questo è lo stato di una memoria contemporanea che la saggezza e la cultura degli uomini migliori non è riuscita ancora a mettere a disposizione di quella vastissima, immensa platea che è il mondo di internet, nel quale, se noi andiamo a vedere, vedete, voglio subito restituirvi un'immagine di che cos'è la memoria in questo campo. Provate a scrivere nel motore di ricerca barzellette sugli ebrei. Provate. E verificherete di persona lo stato di questa materia, lo stato di questa situazione. Allora è naturale che tutte le volte che il mondo della reazione, il mondo dell'estrema destra, il mondo del populismo più becero e pancesco ci chiama a raccolta, dobbiamo avere la capacità di essere attrezzati per dirci che stiamo correndo dei rischi pesanti, perché molte delle persone forse non sono attrezzate per trovare risposte puntuali e razionali di fronte a queste sfide che continuamente ci vengono portate. Io, il lavoro che ho tentato di fare in questi anni, sono contento che mi capiti ogni tanto, raramente devo dire, di poterne parlare a Genova, un luogo dove la comunità ebraica ha una sua presenza storica, una sua definizione e una sua presenza contemporanea di vita e di vivacità. È quello di provare ogni anno, in questa data che ha richiamato il rabbino, il 21 gennaio, dove noi lavoriamo sul nostro giorno della memoria. Il nostro giorno della memoria l'abbiamo voluto costruire e modellare non il 27, adesso vi spiego il perché c'è una ragione culturale molto precisa, ma l'abbiamo fatto traslare di qualche giorno al 21 di gennaio, perché il 21 di gennaio del 1944, da quel cancello campo di concentramento escono gli ultimi arrestati della comunità ebraica della provincia di Genova per partire dopo Auschwitz, ma ci transiteremo tra qualche momento quando il mio racconto da storico mi porterà a narrarvi nei particolari che cosa succede, perché c'è quel campo. Ma lì sta la vera domanda, perché noi corriamo il rischio
rammentando e ricordando ogni anno questo luogo della memoria del 27 di gennaio del cancello di Auschwitz, un luogo molto geograficamente lontano, uno dei luoghi, dei buchi neri dell'umanità, e corriamo il rischio, parlando delle scuole, raggiungendo le scuole di ogni ordine e grado, che questo luogo così lontano sia quasi un luogo dove noi non abbiamo portato nessuno. Invece diventa straordinariamente interessante inciambarsi, e non è una parola mia, è una parola di questa storiografia culturale più moderna, inciambarsi ogni qualvolta transitiamo nelle nostre comunità, nelle nostre comunità. Il territorio di Chiavari, dove non c'era una comunità ebraica radicata sul territorio, ha visto arrestare su quelle strade, nelle piazze di Chiavari, nelle vie di Chiavari, 42 persone, per essere portate poi a quel progetto di distruzione in quel luogo lontano dove io, per esempio, non sono mai stato. E non prevedo di doverci andare, perché ritengo che sia più utile andare a raccontare che diavolo succede la notte del 24 novembre del 44 nelle strade di Chiavari, o che diavolo succede dopo l'ordine di polizia del 30 novembre del 43, il numero 5, che cosa succede a Genova, ma che cosa succede in maniera organica, organizzata, perché lì troviamo il vero stato della memoria, della materia che ci serve per guarire da quell'indifferenza che molto spesso riscontriamo quotidianamente. E allora scopriamo che se noi a Calvary facciamo lo sforzo ogni anno di combattere la retorica, che c'è anche in questa materia, la retorica c'è in qualsiasi campo nel quale non si fa lo sforzo di mettere tempo dopo tempo, anno dopo anno, nuovi materiali a disposizione. Io, nel momento in cui mi renderò conto, Giuseppe, che non ho più niente da raccontare su a Calvary o sul nostro territorio, io mi fermerò, perché da quel momento lì correrò il rischio di diventare retorico. Allora la mia sfida qual è? È quella di provare a dirvi: ma troviamo una data nel quale questo percorso incomincia a camminare. E io l'ho trovata, la data è quel mese di maggio del 1938, quando il capo del fascismo viene a Genova, in Piazza della Vittoria, e il giorno precedente passa a Chiavari a inaugurare la colonia Fara e uno stabilimento che si chiama Bari Lido, che tuttora sono presenti sul nostro territorio e sono sempre al centro dell'attenzione della cronaca, perché uno era un grande edificio che è stato venduto poco tempo fa, l'altro è un'area interessata ad un'importante struttura che si dovrebbe realizzare. Bene, il duce del fascismo transita in quel luogo, e allora io dico: che succede quel luogo, quel giorno a Chiavari? Succede che per primi i chiavaresi e il giorno dopo i genovesi ascolteranno la voce diretta del capo del fascismo, che li mette in relazione a quello che è appena finito poche ore prima, il più lungo incontro tra il nazismo tedesco e il fascismo italiano, è appena terminato da pochi giorni. Tanto per rendervi conto, in quel bellissimo film di Sofia Loren, sul girato sui tetti delle case di Roma, no? Dove Mastroianni vive questa storia d'amore così complessa e così attuale, lasciatemelo dire, quelle voci in lontananza che sentite, quei megafoni urlanti, sono proprio le voci di questo incontro tra il nazismo tedesco e il fascismo italiano. E cosa si dicono? Si dicono diverse cose, che le sentiremo nel discorso di Piazza della Vittoria, perché guardate, io credo che sia di straordinario interesse provare a cercare le documentazioni che ci sono, io le ho pubblicate, e rileggere a distanza di anni cosa dice il capo del fascismo in quella grande piazza di Genova, iperaffollata, perché sta scattando qualche cosa nel processo europeo, e le cose che si dicono sono estremamente semplici. Presto inizierà una guerra, il fascismo italiano la farà a fianco del nazismo tedesco, la guerra durerà poco, la si vince, in quel momento la guerra non è in Italia, e nelle ore successive, ma soprattutto, se voi avete attenzione di andarvi a rileggere i giornali genovesi, quelli che quotidianamente abbiamo ancora, non bisogna fare tanta fatica,
perché in particolare il giornale del fascismo genovese, il Caffaro, che all'epoca si chiamava il giornale di Genova, incominciano una battaglia sistematica per ridicolizzare la presenza della comunità ebraica genovese usando quell'inferno dei luoghi comuni, perché guardate, talvolta è proprio nelle parole dei luoghi comuni che passa il veleno più pernicioso e penetrante, dove lentamente si costruisce un consenso per parlare male di gente che fino a un attimo fa erano i nostri compagni di scuola, i nostri compagni di pianerottolo, i nostri amici che andavano in un luogo di culto particolare, quindi a Bertora, che si chiamava sinagoga, ma per i quali non c'era ancora un elemento di distacco. Lo si costruisce attraverso il populismo della banalità, che è di grandissima attualità, il populismo della banalità, che incomincia ad avvelenare questo. La prima cosa che si fa appena si entra in guerra, e lo si fa nelle guerre recenti e nelle guerre di qualche anno fa, quella guerra lo richiede ancora, bisogna costruire dei campi di concentramento. Il campo di concentramento costruito a Chiavari viene individuato nell'area di Calvari di Chiavari ed è un campo di concentramento nel quale vengono portati, in questo momento siamo nei primissimi mesi del 1941, i prigionieri dell'alleanza del Commonwealth, perciò dell'alleanza dell'Inghilterra, catturati nella guerra che in quel momento è sulle coste dell'Africa del Nord, e vengono portati a Calvary. Quanti ce ne sono? Mediamente 3.500-3.600 per ogni volta che il campo arriva a colmare tutte le baracche che sono disponibili. In questo periodo di tempo la Croce Rossa Internazionale organizza degli scambi periodici, scambi che tradizionalmente erano una volta al mese, nel quale i prigionieri inglesi e del Commonwealth vengono scambiati con i nostri prigionieri, che a loro volta, mio nonno per esempio, era prigioniero all'isola di Man, e nella Chicken House Number 4, nella casa delle galline numero 4, perché poi ci sono sempre questi luoghi dispregiativi dove si tengono i prigionieri, e viene scambiato con questi prigionieri. Arriviamo alla data dell'8 settembre del 1943. Arrivati a questo punto verificheremo che quelle leggi razziali che ci siamo lasciati alle spalle, che subito dalla data del maggio del 1938 non hanno più solo l'ambizione di essere messe in fasi con le leggi razziali tedesche, ma sono diventate qualche cosa di più. Difatti, qui diventa molto importante il lavoro microstorico, perché io ho l'ambizione di andare nelle scuole, quando parlo di questa materia, e portare a vedere la lettera del signor, vi dico il nome e cognome, del signore Israel David, che firma all'anagrafe di Chiavari, nello stesso bancone che ancora oggi ha l'anagrafe di Chiavari, e portare questo documento di tre righe, questo Davide Israel Terracini, dove c'è scritto: io, sottoscritto Davide Israel Terracini, dichiaro di appartenere alla razza ebraica. Cioè sono meno di due righe scritte, nelle quali comporteranno un diligentissimo lavoro di archivazione, perché i comuni terranno aggiornato in continuazione l'elenco degli ebrei residenti su quel territorio, e nel momento, nelle ore successive all'8 settembre, quando il fascismo italiano rinasce sotto forma di fascismo repubblicano, quanto mai alleato del nazismo tedesco, anzi col nazismo tedesco occupante, quegli elenchi saranno il materiale primario per iniziare un lavoro che ha un salto di qualità. Cioè non stiamo parlando più di provvedimenti, guardate, lo dico con molta pietà verso il fascismo, perché non si può avere altro verso il fascismo, quelli che erano ritenuti provvedimenti amministrativi, perché a questo punto i provvedimenti non sono più amministrativi. Si passa a utilizzare quegli elenchi per andare a cercare la gente nelle case. E a Chiavari la retata che corrisponde all'azione, alla sinagoga di Genova, che ogni anno viene ricordata con questo cammino dalla Galleria Mazzini sino in sinagoga, a Chiavari avviene la notte del 24 novembre, quando la piccola, non si può definire comunità, la piccola
comunità di ebrei che vivono a Chiavari, che sono soprattutto sfollati genovesi che durante gli anni di guerra sono venuti a cercare riparo ai bombardamenti nella città di Chiavari, vengono tutti arrestati e portati nel carcere di Chiavari. Io sono andato a prendermi i registri del carcere di Chiavari e trovo nella notte del 24 tutti gli ebrei residenti a Chiavari, tutti arrestati. E qui c'è il primo particolare. Il corpo di guardia del carcere chiede per quale ragione gli italiani che compiono l'azione, perché sono tutti arrestati da italiani, quelli che entrano nel campo di concentramento di Chiavari, e il corpo di guardia chiede: ma per quale reato li stiamo mettendo in galera? Perché sono ebrei, c'è scritto ebreo, niente di più. Questa parola serve per giustificare la chiusura in carcere a Chiavari. Vi dico un particolare che è molto importante a mio avviso. Guardate che questi registri dei carceri avranno pochissima vita ancora, perché nel momento in cui il fascismo repubblicano e l'arrivo delle nuove organizzazioni sul territorio, la divisione Alpina Monterosa, l'apertura dei tribunali di guerra sul territorio, i tribunali nelle carceri non se ne tengono più, perché c'è un vuoto enorme. Guardate che il vuoto nell'uso della registrazione dei detenuti porta allo stato di polizia, al decadimento totale di ogni regola civile, all'esasperazione totale, perché noi abbiamo un buco che parte dalla primavera del 44 e arriva al 1945, al 25 di aprile, nel quale non abbiamo più nessuna registrazione nei registri del tribunale della città di Chiavari, che era sede del tribunale di guerra della divisione Alpina Monterosa. Perciò stanno nel carcere di Chiavari poche ore dopo il 24 novembre, perché nel frattempo tutti i 3.600 detenuti del campo di Chiavari sono portati in Germania dai tedeschi, il campo rimane vuoto e da questo momento cambia nome, si chiama Campo Internati Civili della provincia di Genova. E io la prima volta che lo posso dire in questo luogo, che era sede della provincia, ma noi abbiamo avuto un campo internati civili della provincia di Genova. E guardate che queste sono informazioni che non siamo riusciti a far raggiungere a tutte le persone, che noi ci siamo dotati di un campo col filo spinato per metterci dentro i civili della provincia di Genova. E i civili della provincia di Genova che mettiamoli dentro sono tutti sempre totalmente arrestati da italiani e staranno nel campo, essendo spostati in diverse occasioni su Genova, sino alla data del 21 gennaio del 1944. In quell'occasione, ed è un documento unico nel panorama della deportazione italiana, viene redatta una bassa di passaggio che ogni anno noi leggiamo a Chiavari, perché forse il documento più toccante è una sorta, permettetemi il paragone assolutamente squilibrato, una sorta di bolla d'accompagnamento che i militari italiani stendono all'interno del campo e danno alle SS germaniche che vengono a prendere questi ultimi detenuti. Quel documento è firmato dalle SS, si è conservato. Allora diventa interessante che il sottoscritto si metta in moto, vada negli archivi tedeschi a cercare chi sono le SS che hanno deportato gli internati del nostro territorio. Per fortuna siamo riusciti a completare un quadro, sappiamo chi erano le SS, nello specifico era un maresciallo che si chiamava Max Ablinger, era reduce da Savona, starà a Genova alla casa dello studente insieme a altri due, che sono uno che si chiamava Zimmer e uno che si chiamava Bleiter, che erano proprio le SS destinate al lavoro scientifico capillare di preparare i treni che partono verso il campo di sterminio di Auschwitz. Il gruppo dei detenuti di Chiavari parte il 21 gennaio, vengono portati tutti a San Vittore. A San Vittore nel frattempo confluisce il gruppo che era nelle carceri di Genova e si prepara a quel binario che sempre più spesso viene richiamato al binario 21 della stazione centrale di Milano, si prepara a questo grande convoglio che parte. E di Chiavari abbiamo destinato un po' a rappresentare i detenuti di Chiavari, questa bambina ebrea, la
Nella Diaz. Nella Diaz è una bambina che non ha ancora compiuto 6 anni, che viene arrestata a Genova, abitava proprio qui dove oggi è il Palazzo della Regione, e viene arrestata. E anche qui ho tentato di fare un lavoro molto capillare, di verificare come le nuove normative del fascismo repubblicano si accaneranno verso queste famiglie. Per esempio, chiediamoci che succede a queste famiglie che sono nel campo di Calvary prima di essere deportate. Per esempio, le norme di allora permettono di andare a prendere i soldi che sono depositati in banca. Loro avevano una balilla, l'automobile balilla della famiglia Diaz, che io ho trovato la targa, i documenti, tutti, gli viene sequestrata e viene messa a disposizione del fascismo repubblicano genovese. Perciò, quando i fascisti pretendono di rifare delle manifestazioni a Genova, noi ci dobbiamo ricordare che questi qui gli hanno preso persino l'automobile alla famiglia Diaz. Perché sennò non tornano i conti. I conti della storia devono avere la capacità di andare a cercare tutto le angherie che queste persone hanno fatto verso la comunità ebraica genovese. Il treno parte e qui abbiamo una serie di micro episodi. Per esempio, ci sono famiglie che tentano di abbandonare Genova in quei giorni. Diventa estremamente interessante seguire il cammino della famiglia Vitale Ovazza. La famiglia Vitale Ovazza è una di quelle famiglie che tenta di guadagnare il confine della Svizzera, ma in me, io ho trovato le lettere dei delatori, le ho pubblicate, cioè, qui all'Italia Navigazione lavorava uno di Camogli che era sistematicamente impegnato a capire chi è che tentava di scappare verso il confine e faceva la spia ai fascisti. Io prima di pubblicare la lettera mi sono fatto carico di vedere se questa persona era ancora in vita. Devo dire che ho la soddisfazione che era morta di vecchiaia, perciò mi sono tolto anche un po' il peso di riesumare il suo nome in una maniera così tragica. Però queste persone scrivevano puntualmente le famiglie che partivano e lo comunicavano alla polizia. Infatti la famiglia Ovazza, con i giovanissimi Sergio e Aldo, che erano ragazzi molto giovani, vengono arrestati alla promessa del rilascio da parte dello Spallone che li stava accompagnando nell'area del confine tra l'Italia e la Svizzera nella provincia di Sondrio. In realtà erano già d'accordo, dopo pochi metri venivano arrestati dalla polizia. Incomincia questo macabro rituale della ricomposizione, perché le leggi di allora lo dicevano, che gli ebrei arrestati sui confini andavano riportati nelle province di destinazione. La famiglia Ovazza difatti torna a Calvary, mentre si ferma a Milano la nonna si ferma a Milano. Da Calvary partono almeno 2 lettere, perché le abbiamo ritrovate, e queste lettere cosa ci raccontano? Ci raccontano la vita del campo di Calvary, ci raccontano le ultime speranze, guardate, non di libertà, ci raccontano le ultime speranze di questa famiglia di ricomporsi, cioè di ritrovarsi insieme, e sono indirizzate proprio alle autorità milanesi, perché sanno che la nonna è in carcere a San Vittore, e gli dicono di non preoccuparsi, che poi si sarebbero ritrovate. Sì, si ritrovano al binario 21 per partire verso il campo di sterminio di Auschwitz. Altri documenti di notevole interesse, per esempio, riguardano la famiglia Cohen. La famiglia Cohen, l'avvocato Cohen, era residente in via Colombo a Rapallo, e le autorità del comune di Rapallo, il commissario prefettizio di allora, raccoglie la voce di alcuni cittadini di via Colombo, dove dicono: guardate che la porta di casa dell'avvocato Cohen è diversi giorni che è socchiusa, in casa non c'è più nessuno. Gli amministratori di Rapallo, il commissario prefettizio di Rapallo, si prende carico di contattare l'autorità tedesca, e io ho trovato la lettera di che cosa risponde Guido Zimmer, l'SS, a riguardo della famiglia Cohen. Ecco, rileggere queste lettere di fronte a una popolazione scolastica, e l'ho fatto dove? A Rapallo, ci permette di avvicinare queste distanze, cioè di portare Auschwitz dentro la scuola di Rapallo, perché la famiglia Cohen, che non c'è più, ma la porta è socchiusa, Guido Zimmer scrive in tedesco, perché non scrivono in italiano, e gli amministratori di Rapallo devono farsi tradurre da un commissario
di Chiavari, la lettera che gliela ritorna con uno spillo dove c'è scritto grazie della bottiglia di vino che mi avete regalato per la traduzione. Cioè la burocrazia fa questi miracoli di restituirci persino le cose più minute, di quella mani dentro c'è scritto che cosa sta succedendo alla famiglia Cohen. E il passaggio principale di quella lettera è: non aspettate più che la famiglia Cohen ritorni. Cioè è lapidaria la lettera dell'SS. E quali sono le altre speranze? La famiglia Ovazza lancia, mentre il treno sta andando, e lo sappiamo, perché ce lo scrive in questa cartolina che viene recapitata, non chiedetemi perché, vi posso dire solo dove l'ho ritrovata. L'ho ritrovata in una serie di documenti che sono finiti in Israele, poi sono ritornati in Italia. C'è una cartolina lanciata dal finestrino del treno, del vagone che sta viaggiando verso Auschwitz, c'è scritto: ci stanno portando in Alta Slesia, un caro salute. Questa lettera è spedita a una famiglia di Biella, qualcuno la va a bucare, la cartolina arriva, perciò sappiamo che in questo treno che va c'è ancora qualche speranza di sapere dove si va, che di che cosa, e soprattutto la volontà di dire a qualcuno dove si è e che si è ancora in vita. E poi raccogliamo delle testimonianze, per esempio ritengo che sia molto utile per raccontare la qualità della vita di questo viaggio infinito, dura 6 giorni e 6 notti, la testimonianza di Massimo Bissio di Levi, che è un mio concittadino, più di 90 anni portato in uno di questi campi. Io ebbi il compito di svuotare la latta dell'urina. Quando sono arrivato a contare la 100ª latta, non le ho più contate. Ecco, credo che questa testimonianza ci faccia capire con chiarezza che cos'era l'arrivo ad Auschwitz, alla Judenrat. Allora, ricercare dei 42 deportati dal Tiguglio, e io volevo parlarvi di questo perché mi sembrava utile raccontarvi questa narrazione microstorica fatta di particolari minimi, proprio che potrei andare ancora più nel profondo e dirvi che soltanto non quest'anno, l'anno scorso, diventando un riferimento per questo tipo di ricerca, ho potuto dare al rabbino Momigliano i libri di Margherita Levi, i libri di scuola di Margherita Levi, che si sono conservati a Chiavari, si sono conservati e col suo nome sono stati restituiti, ma abbiamo fatto un'operazione. Prima di restituirli al rabbino, l'abbiamo fatti adottare da un liceo classico per un intero anno scolastico. Gli studenti hanno studiato sui libri di questa deportata. Perciò mi sembrava interessante far vedere che la memoria può essere anche lo studio su un libro di un deportato, perché quel libro compie nuovamente il suo cammino. E ogni anno a Calvary leggiamo quella bassa di passaggio. Leggiamo quella bassa di passaggio e, se mi permettete, la scandiamo un po', richiamiamo quei nomi, vorrei farlo anche questa sera qua con voi, e leggere proprio queste due righe e mezzo che accompagnano questa lettera così drammatica, che vi assicuro è un documento unico nel panorama della deportazione. Su carta intestata del campo di concentramento di Calvary leggiamo: Calvary, campo internati civili della provincia di Genova. Comando. Bassa di passaggio, mediante la quale i sottonotati ebrei italiani passano effettivi al reparto SS germanico di Genova, soddisfatti in ogni loro avere, a oggi 21 gennaio 1944, sono tutti sprovvisti di tessera annonaria, perché la tessera annonaria agli ebrei era già stata tolta. E poi c'è un passaggio che vorrei sottolineare un attimo. I sottonotati ebrei italiani. Col manifesto di Verona gli ebrei non erano più italiani, non erano più considerati tali, perché nel manifesto di Verona, voluto dal fascismo repubblicano, si dice che gli ebrei appartengono a nazionalità nemica in questa guerra. E questo fu l'accorgimento istituzionale, burocratico, per permettere poi l'inizio di questa pesantissima campagna di arresti e di deportazioni. E poi in ordine troviamo i nomi: Wolf Rachele, Attias Giacobbe, Gormenzano Stella, Attias Vitale, Levi Emilia, Attias Giacomo,
Attias, Nella, sacerdote Giacomo, Giulili Enrica, Giulili Sergio, Vitale Eugenia, Ovazza Ada, Vitale Aldo, Vitale Sergio, Vitale Cesare, Levi Celestina, Kirschen Regina, Camerino Eugenia, Camerino Benvenuta, Polacco Giulia. E poi la firma dell'SS che vi ho già raccontato in particolare. Lasciano Cagliari nella giornata del 21, partono dal binario 21 il 30 di gennaio del 1945 per arrivare alla Judenramp di Auschwitz il 6 del 44, del 44 per arrivare alla Judenramp di Auschwitz il 6 di febbraio successivo. Nessuno supera la selezione per il Gasta, da quello che possiamo ricavare dagli archivi. La storia non è ancora però conclusa. L'accanimento prosegue, ci saranno ancora molti arresti e c'è una pagina di nuovo di alta qualità dal punto di vista della documentazione che si è conservata che riguarda la famiglia Iona. La famiglia Iona, Gabriele e Giulio, avevano abbandonato da tempo Genova, erano venuti a vivere a Chiavari, dapprima affittano un appartamento in località San Pier di Cane per poi affittarne un altro nell'attuale via Campodonico a Lavagna, la strada alle spalle del municipio di Lavagna. E in una mattina dei primi di marzo il padrone di casa va a riscuotere l'affitto e prima riscuote l'affitto e dal portone ci sono già i poliziotti che aspettano per operare l'arresto. In quel particolare c'è un momento di distrazione, sfugge la fidanzata di Giulio Iona che riesce a salvarsi e noi dobbiamo a lei la conservazione, perché poi lei andrà sulle alture di Uscio dove si trasferirà, sarà presa in carico dalle formazioni partigiane che la proteggeranno sino alla fine della guerra. E lei porterà una di quei soggetti che abbandonerà l'Italia con i viaggi dell'Exodus, andrà a vivere in Israele, si ricostruirà una vita e durante una fase della bruttissima guerra tra israeliani e palestinesi, in un attentato, lei vedrà morire il proprio figlio. Ecco, in quel momento decide che il materiale riguardante la famiglia Iona, che consisteva in uno straordinario diario, sia il momento di rimandare in Italia. Questo diario, anche qui non vi so dire il perché, però l'ho trovato, è conservato tuttora all'archivio storico della Resistenza di Cuneo, ho potuto averne fotocopia e l'ho pubblicato interamente. Perché? Perché è un diario che ci parla puntualmente del nostro territorio. E di nuovo, vedete, ci avvicina geograficamente, loro moriranno ad Auschwitz tutti e due, sia Giulio che Gabriele, ma ci riportano alla nostra terra, ci riportano alla Respa Chiavari, ci portano all'attenzione assoluta di intercettare il fischio del treno che passa in una ferrovia che passa pochi metri di distanza dal carcere di Chiavari, dove Giulio individua dal rumore del treno che ora possa essere, perché lui si ricorda che quello era il treno che usava per venire in ufficio a lavorare a Genova. E la mattina che parte ed è Guido Zimmer che lo viene a prendere, l'altra SS dell'ufficio di Genova, partono e dice vedrò per l'ultima volta la Chiesa delle Grazie, cioè descrive dei luoghi di Chiavari molto ben determinati. Viene portato a Genova e viene inviato lui e il padre a scavare la fossa per la prossima fucilazione dei martiri del Turchino. Io ho avuto il piacere qualche tempo fa di fare la commemorazione della fucilazione dei martiri del Turchino e diventa davvero importante, non solo storicamente, ma culturalmente, raccontare che quella fossa fu scavata da due ebrei genovesi che ignari non sapevano bene cosa stavano facendo. Si distrussero le mani, la schiena, uno era un giovane architetto, l'altro era uno che riparava orologi, perciò non particolarmente portati a un lavoro di fatica come scavare la fossa dei martiri del Turchino. Anche loro lasceranno questa terra e andranno a morire ad Auschwitz. Adesso, arrivando in fondo a questo racconto, vorrei dirvi ancora due aspetti che secondo me sono importanti, sempre per alimentare questa memoria con buoni materiali, affinché troviamo il coraggio di
di proseguire, perché guardate, la parola che ha detto Rabino poc'anzi è molto importante. Oggi le sfide verso le cose malfatte in questo mondo sono talmente tante che anch'io mi sento dire, ma come mi arrivo? Ci racconti, ma non c'è oggi la deportazione del tale popolo, non c'è oggi il tale popolo che non può abbandonare i confini perché glieli vogliono chiudere. Sì, è vero, ci sono questi temi, ma noi dobbiamo avere la forza e trovare gli argomenti per difenderle tutte, i materiali che riguardano le ingiustizie che ci sono. E dato che questa delle ingiustizie contemporanee è senz'altro la più grande che abbiamo vissuto all'interno del periodo dell'occupazione nazifascista del nostro paese, noi la dobbiamo raccontare a tutti. Allora, se noi andiamo negli archivi a cercare i materiali più minuti, per esempio troveremo la lettera dell'Ordine dei Ragionieri che scrive al prefetto di Genova e dice: ma visto che agli ebrei dobbiamo portare via le loro proprietà e noi oggi abbiamo poco lavoro, non possiamo curare noi le pratiche per il sequestro del bene agli ebrei? Ecco, vedete, questo è quello che succede in quelle ore. Non ci sono solo le cattive leggi razziali, ma c'è l'Ordine dei Ragionieri che si mette a disposizione, oppure c'è la nascente organizzazione delle camicie, delle Brigate Nere, che dice: per attrezzare la nostra caserma in quel tale magazzino non ci sono i mobili che abbiamo preso agli ebrei, li possiamo usare per attrezzare. Ecco, vedete, sono queste le cose che succedono. E vorrei ricordarvi che è stato fatto da una grande donna italiana, parlamentare, che costituito la Tina Anselmi, ha costituito questa commissione speciale d'inchiesta sui beni sequestrati agli ebrei, che per la prima volta con una legge speciale si è potuto smantellare gli archivi delle banche, le nostre grandi banche italiane, che nessuno ha mosso un dito nel momento in cui venivano sequestrati i libretti, i conti correnti, tutte le banche nelle quali noi andiamo quotidianamente. Allora, la lettura di questa documentazione ci dà una realtà diversa, più vicina, ci fa capire che questo orrore della deportazione ha riguardato i luoghi dove noi viviamo. E in fin dei conti, se dovessimo farci una domanda, quanto è distante Auschwitz? Adesso mi contraddico, non è così distante. Auschwitz diventa vicinissimo se lo studiamo in questo modo. E poi ci fu questo 27 gennaio, il giorno della liberazione, il giorno in cui il campo di Auschwitz viene sradicato al cancello. Ecco, guardate che quella è una pagina di nuovo che dobbiamo studiare con grande attenzione, perché negli archivi della comunità ebraica genovese io ho chiesto di vedere le carte di quei giorni, e la grande fatica di ricomporre la comunità, di sapere chi ce l'ha fatta tornare, di sapere quelli che non ci sono più dove sono finiti, per fare per esempio quella lapide al campo santo, al cimitero di Staglieno, dove ci sono tutti i nomi. E io mi sono preso la briga di vedere se si potevano completare quei nomi, è un lavoro che non abbiamo ancora finito. Io ho provato a completare quell'elenco, a correggerlo, non negli errori, nelle imprecisioni e nei nomi che mancano, nelle date sbagliate. Perché? Perché noi questo lavoro lo dobbiamo portare a termine, perché ce lo chiede la storia. E guardate, voglio dire ancora un particolare: grazie al secolo XIX ho potuto parlare nelle scuole con dei deportati, e voglio portarvi la testimonianza. Ogni anno ne perdiamo tanti, il tempo non è trascorso, l'età e il tempo ci riporta via queste memorie, e sta a noi raccoglierle e portarle avanti. E vorrei ricordarvi cosa mi aveva detto la Milena Milo, che mi ha colpito terribilmente, che dopo essere riuscita fasciata in una tovaglia, mi ricordo questo particolare, non aveva nemmeno più i vestiti, si era tutta fasciata in una tovaglia, e nel treno che tentava di prendere per abbandonare quei luoghi della deportazione, scesa a Trieste e venne fermata da un ferroviere, gli hanno chiesto il biglietto, lei non ce l'aveva ed fu multata quasi perché non aveva il biglietto, perché non aveva il coraggio di dire da dove veniva. Ecco, mi aveva colpito questa cosa, e forse è la stessa cosa che non successa a Primo Levi. A un certo punto della sua vita, forse per quel grande peso della memoria che lui doveva sopportare, non ce l'ha fatta continuare a raccontare quella storia.
ricordatevi che il libro di Primo Levi ha faticato terribilmente nel panorama editoriale italiano a trovare supporto perché fosse dato ai lettori. Ecco, perciò la storia che noi dobbiamo raccontare della deportazione è questa, e l'impegno è il mio, mi auguro che cresca ancora anno dopo anno, di trovare sempre più la forza, archivi aperti, documenti, carte che ci possano permettere di raccontarla tutta questa storia. Non ci siamo ancora riusciti, ci dobbiamo riuscire perché ce lo chiede la storia, in questo caso ce lo chiede la comunità ebraica genovese, ce lo chiedono quegli ebrei deportati dal Tiburio, deportati dai piccoli paesi dell'entroterra di Chiavari, perché sennò, se non riusciamo a ricomporle, a raccontarle, ha ragione Primo Levi, sono storie che non sono mai esistite e corriamo il rischio che si perdano per sempre. Grazie.